Dodo agli occhi verdi fa parte di un progetto più complesso che riguarda una collaborazione tra robot. Lui è un robot domestico. Sì, lui è Doro, si chiama Doro, domestic robot, e fa parte di una famiglia di robot che comprende anche Coro e Oro. E in particolare lui si occupa di, diciamo, aiutare l'anziano all'interno della propria abitazione. E può attivare determinati servizi che possono essere quello di fare la spesa per l'anziano e quindi collaborare con gli altri due robot per andare a prendere la spesa in negozio e portarla direttamente alla casa dell'utente. Dopodiché sono stati sviluppati anche su questo robot diversi servizi che riguardano la manipolazione, come ad esempio quello della presa degli oggetti. E quindi prendere ad esempio dei semplici oggetti come delle bottiglie attraverso il braccio che è a bordo e portarle all'utente, che viene localizzato all'interno della casa tramite appunto un sistema di localizzazione. Quindi se l'utente ad esempio è in salotto o in cucina e richiede un determinato oggetto, il robot può prenderlo e portarglielo mettendolo sul proprio vassoio. Questo fa parte di un progetto più complesso che vede anche altri robot, vediamo ad esempio questo, insomma, tutto una piattaforma completa. Sì, nel nostro laboratorio dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna testiamo diverse tipologie di robot. Un altro robot è quello che è stato appena inquadrato, che è Astro, che serve per un altro progetto in cui viene utilizzato in case di riposo o a casa degli anziani per aiutarli nella deambulazione all'interno della casa, e attraverso un maniglione che viene, diciamo, in qualche modo sensorizzato tramite sensori di pressione, è possibile che l'utente guidi all'interno della casa il robot utilizzando proprio il maniglione, che gli può servire come supporto oppure appunto come guida al robot stesso.